Vittorio Sella, la storia della rotta di Adalghero. Da dove devo cominciare? Da quando ha incontrato il generale Catardi e avete parlato di questa cosa nuova da fare ad Alghero? L'iniziativa non è partita da me. Premetto che allora avevo meno di 30 anni, quindi non sapevo neanche cosa fosse Rotary. E il generale Catardi, che aveva deciso di fondare Rotary, stranamente ha pensato di invitarmi ad essere parte del gruppo dei fondatori. Io mi sono sentito intimidito e inadeguato per questo carico che mi era stato proposto. Però poiché devo confessare che a quel tempo i miei interessi erano molto ristretti e poco edificanti, cioè donne, motori, gioie e dolori. Per cui l'idea di far parte di un consesso così serio mi aveva creato dei dubbi. Però anche allo scopo di autodarmi un calcio nel sedere per tentare di diventare una persona seria, senza riflettere troppo ho accettato di far parte di questo gruppo. Probabilmente a quel tempo ero il più giovane rotariano d'Italia, perché normalmente a Rotary vi partecipavano persone ormai di una certa esperienza, di una certa elevatura. Comunque ho accettato. Mi sono trovato in mezzo ad un sacco di amici che conoscevo già da un po' di tempo e che erano più anziani di me, ma con i quali ho familiarizzato facilmente. E così è cominciata la mia carriera entro Rotary. Inizialmente di cosa si occupava all'interno del Rotary? Lei all'inizio, nei primi periodi, di cosa si occupava all'interno del Rotary? Ecco, la ragione dell'invito era che a quel tempo io avevo appena iniziato, ma neanche sul vivo, era più una prospettiva che altro, cioè la gestione della Selle Mosca, che era una delle aziende agricole più importanti della zona. Solo che era allora gestita dall'avvocato Mosca, il quale a sua volta è stato anche lui, insieme a me, un fondatore della società. Era però un personaggio estremamente accentratore, per cui fino a quel momento io mi occupavo dell'azienda in termini molto blandi, un po' dall'esterno, in quanto non avevo la possibilità di interferire nella gestione vera e propria. Comunque ho accettato, anche in considerazione del fatto che mio padre era già rotariano, ma di Rotary di Biella, la mia città natale. E lui era molto soddisfatto e contento dell'idea che io accettassi di entrare a far parte del Rotary di Biella. E un po' per fare il piacere a lui, un po' per, come dicevo prima, darmi una spinta, una ragione di fare qualcosa di serio, lo accetto. Quindi sono passati gli anni e poi a un certo punto mi è stata proposta anche la presidenza del club. Così ho accettato di presiedere il club per il solito anno, durante il quale da presidente uno si assume certe responsabilità e certi impegni. Comunque ho cercato di assolverli al meglio, però riconoscendo che molte cose che mi proponevo di fare non ero riuscito a realizzare, come d'altronde succede un po' a tutti. Poi passano altri anni e a un certo punto il club ha avuto un momento di, non dico di crisi, ma di incertezze su
sulla gestione, eccetera. E per tagliare la testa al toro mi è stato proposto di nuovo di assumere la presidenza in un momento difficile. E sempre per un senso di riconoscenza verso chi mi aveva proposto e chi mi sosteneva, ho dovuto accettare nuovamente. E così. Per la seconda volta ho dovuto fare il presidente del CAC. Oggi per fortuna, non per altro, ma per motivi di età, i miei colleghi del Rotary mi lasciano un pochettino troppo di poco. Lei è rotariano da 62 anni? Da 54. C'è stato qual è stato il momento nel quale ha detto ho fatto bene a fare questa scelta, io sono un rotariano? Beh, direi proprio dall'inizio della prima assunzione della presidenza. Nel senso che, pur non essendo, come dire, non essendomi mosso con molta energia, con molta determinazione nell'assunzione di quelli che erano i compiti statutari del Rotary, tuttavia mi sono trovato coinvolto e ho cercato di fare del mio meglio. A quel momento lì ho capito molto più di prima il perché esisteva il Rotary, cosa si proponeva di fare e le ragioni per cui era nato e le ragioni per cui è sopravvissuto rispetto a tante altre associazioni che a un certo punto si sono avviate. Consiglierebbe ad un giovane di entrare nel Rotary e cosa pensa che il Rotary oggi possa insegnare ad un giovane? Questa è una domanda a quale mi trovo un pochettino in difficoltà a rispondere, anche perché pur essendomi anche impegnato a cercare di portare dentro il Rotary dei giovani e di potenziare il cosiddetto Rotarac, che è un'associazione all'interno del Rotary per i giovani rotariani, il mio rapporto con i giovani era molto labile, quindi per me è un po' difficile entrare nella mentalità di un giovane al quale veniva proposto di entrare a far parte del Rotary, che indubbiamente non era facile spiegare a un giovane quali erano le motivazioni, i vantaggi, le prospettive che poteva offrire Rotary a un giovane. Rotary è un'associazione soprattutto di servizio. Ciò nonostante, nel corso della mia partecipazione a Rotary, ho avuto modo di frequentare a vari livelli i rotariani e le varie associazioni collaterali alla nostra, e mi sono accorto con una certa sorpresa che da parte di alcuni vi era una forte tensione al fine di poter far carriera dentro il Rotary, cosa che a me era del tutto strana. Io concepivo il Rotary come un'assunzione di impegni più o meno gravosi, ma comunque completamente al di fuori da qualsiasi interesse o ambizione. E queste considerazioni, a un certo punto, avevo cercato di trasformerle in un giovane che si affaccia alla vita rotariana. Ed è perciò che mi diventava difficile convincere un rotariano a entrare, cioè convincere un giovane a entrare nella nostra. E infatti, da quel punto di vista lì, ho delle carenze di cui pentirmi, perché
avrei dovuto fare di più, avrei dovuto cercare di fare un proselitismo più efficace, cosa che francamente non mi è riuscito. Però, ciononostante, durante la mia presidenza e durante il mio successivo lavoro rotariano, ho avuto modo di contattare dei giovani e di convincerli a entrare in Rotary. Oggi come oggi, dove assistiamo ad una crisi, soffriamo di una crisi universale, i giovani sono più attratti a qualcosa di più concreto che non partecipare ad un'associazione che potrebbe, diciamo così, migliorare anche la loro immagine, la loro verso l'esterno, la loro cultura e così via. Però è difficile perché, dati i tempi, i giovani guardano cose le più concrete possibili e questo forse non è il Rotary come piedestallo di partenza per fare carriera nelle varie professioni che possono affrontarsi. In ogni caso, devo riconoscere che a Rotary vanno riconosciuti un sacco di meriti, perché nell'arco di questi ormai quasi 100 anni di vita, molte cose sono state fatte a vantaggio della comunità, a vantaggio dell'umanità in genere, la lotta contro la poliomielite e così tante altre cose. E questa filosofia di agire al di fuori di un interesse personale, ma per il bene degli altri, indubbiamente è validissima. È valida ancor più in questi tempi dove la gente è stenta a farsi carico dei problemi degli altri. E i rotariani veri, genuini, autentici, sono quelli che invece si fanno carico di questi problemi. Grazie.